Alle nostre spalle vedete l'ex vetreria Zadra, un'azienda che ha chiuso i battenti qualche anno fa. I lavoratori poi sono stati riassorbiti da una grande azienda del settore lavorazione. Loro lavorano ancora, qui dentro non si lavora più. Come non lavorano più molte persone rimaste invalide a seguito di infortuni sul lavoro, come non lavorano più delle persone che sul lavoro ci sono morte, su quel posto di lavoro hanno perso la vita, ed è a loro e anche a tutti quelli che nel mondo del lavoro non sono riusciti finora a entrare o che dal mondo del lavoro sono stati esclusi che dedichiamo questo nostro speciale del 1° maggio. Pochi secondi possono cambiare una vita. Una disattenzione, una disgrazia possono provocare infortuni seri, a volte invalidanti, a volte purtroppo letali. Così, nonostante il numero di incidenti sul lavoro in Italia e in Veneto sia in calo, CGIL e CISL e UIL hanno deciso di dedicare le proprie riflessioni del 1° maggio a un tema che rimane sensibile. Se ne parlerà soprattutto al mattino, con un evento organizzato per le 10 dalla CGIL al Parco Fluviale di Lambioi e in contemporanea con l'iniziativa di CGIL e CISL e UIL in Piazza Vittorio Veneto. Quest'anno avete deciso di dedicare un approfondimento, anzi una giornata intera, al tema della sicurezza, che rimane sempre molto attuale. Sì, esattamente. Quest'anno il 1° maggio è dedicato a livello nazionale al tema della sicurezza dei luoghi di lavoro. Le motivazioni, purtroppo, al di là del numero crescente di morti che si stanno verificando in Italia, che sono già nel primo trimestre del 2018 notevolmente aumentate rispetto allo stesso periodo del 2017, è un tema essenziale, perché parliamo comunque di lavoro e per noi esiste un elemento, insomma, che è quello della qualità del lavoro. Non può esserci qualità di lavoro senza una sicurezza vera, concreta dentro i luoghi di lavoro. Ora, la crisi sembra essere superata, ha lasciato delle difficoltà enormi come la precarietà, come il numero delle ore di lavoro che non si stanno integrando, come una forte difficoltà a garantire diritti ai lavoratori dentro i nuovi lavori, ma sta lasciando anche una consuetudine totalmente devastante, pericolosa, che è quella della persistenza del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali. Il registro è quello storico, insomma, abbiamo visto che aumentano qualche ora di lavoro, c'è qualche, diciamo, lavoro in più che effettivamente si riesce a cogliere, però l'organizzazione del lavoro non tiene in considerazione il calo degli infortuni e anche il combattere le posture sbagliate, le condizioni di lavoro disagevoli che stanno facendo aumentare in questo momento il numero delle malattie professionali legate a questa tipologia lavorativa. Per quanto riguarda gli infortuni, si è visto ci sono delle categorie di lavoratori che sono più esposte e sorprendentemente anche delle nazionalità, se possiamo dire. Purtroppo è così, cioè il dato è che i lavori, quelli più pesanti, quelli più disagevoli, solitamente lasciati, diciamo, ai lavoratori stranieri, sono quelli che procurano anche il maggior numero di infortuni. Oggi il dato è emblematico, insomma. Da una parte i lavoratori stranieri che vedono aumentare il numero degli infortuni e delle malattie, dall'altra i lavoratori, diciamo, di una certa età, quindi quelli che superano già i 45 anni, ma soprattutto nella fascia dai 50 ai 55, addirittura dai 60 anni in su, il numero degli infortuni aumenta proporzionalmente. È un segnale che il lavoro è pesante, continua a essere un lavoro, appunto, di bassa qualità complessiva, che si costringe il lavoratore all'affaticamento, a non essere reattivo rispetto al ciclo produttivo che sta affrontando, e quindi la casualità dell'infortunio, il rischio dell'infortunio è sempre più presente e purtroppo sempre più spesso accade. Il carico di preoccupazioni che può arrivare da un lavoro precario o da un'azienda in crisi può avere un influsso anche sugli infortuni e, insomma, di aziende nella nostra provincia che hanno avuto magari dei momenti di flessione ce ne sono state. Quanto può contare questa cosa? Allora,
può contare perché non c'è sicuramente l'analisi e la prevenzione. Quando tu hai di fronte una massa purtroppo oggi molto forte di lavoratori, diciamo mordi e fuggi, che vengono presi per qualche mese e poi magari rimessi in discussione per avere altri lavoratori che li sostituiscono, significa che il lavoratore non può essere preparato in maniera scientifica al tipo di rischio che sta subendo nel lavoro, e probabilmente le stesse aziende non sono in grado o non possono o non vogliono, diciamo, mettere in campo strategie vere di antinfortunistica o di tutela complessiva. Io credo che la stabilità del posto di lavoro sia una delle maggiori sicurezze che dovremmo avere per poter effettivamente vedere finalmente un calo del numero degli eventi. Occorre lavorare sia sulle aziende che sui lavoratori? Sì. Ovviamente sì, non possiamo fare tutta un'erba al fascio, su questo sono d'accordo. Nelle aziende, perché comunque l'applicazione del decreto 81 deve essere più integrale, anzi io dico sempre che l'elemento di partecipazione, cioè le visioni che i lavoratori possono avere del loro lavoro, deve essere tenuto in forte considerazione dalle aziende per migliorare, e migliorare è uno degli emblemi importanti che il decreto 81 contiene. Migliorare anche se sei su una situazione infortunistica buona, ma devi migliorare ancora di più. L'altro è un fattore culturale. Iniziamo dalle scuole, partiamo dalle scuole. Spesso e volentieri, se facciamo crescere i nostri giovani con questa consapevolezza che è importante non farsi male, non subire, diciamo, nessun tipo di rischio, di tornare a casa la sera dopo aver fatto una corretta e doverosa giornata di lavoro senza aver subito nulla, è una cosa importante. La cultura non è ancora così avanti, e quindi anche il sindacato, la CGIL in questo caso, è impegnata perché si possa già dalle scuole imprimere la cultura della sicurezza come uno dei fattori della qualità del lavoro, che deve essere il lavoro del futuro. Naturalmente ci sono dei settori più a rischio e altri tendenzialmente meno a rischio. Spesso tra quelli meno a rischio si individua l'occhialeria. In questo momento, a livello generale, l'occhialeria dà lavoro a molte persone, c'è una grande ricerca però di figure specializzate, mentre ci sono molte persone che sono uscite dal mondo del lavoro loro malgrado. Ma è uno dei campi d'azione che con CGIL CISL UIL stiamo cercando di fare a livello provinciale, e cioè quello di vedere in qualche maniera integrata la forza lavoro che rischia o sta perdendo il posto di lavoro a causa delle crisi, dall'altra quella di accompagnare questi lavoratori dentro le aziende che magari denunciano, per fortuna, processi di incremento e di maggior lavoro. Chiaro che dobbiamo lavorare sulle competenze, non sono identiche quelle di un lavoro rispetto a quelle dell'altro. Chiaro che dobbiamo pensare a atti di formazione adeguata per qualunque tipo di lavoratore, ma è anche chiaro, e su questo io credo che manchi ancora la sensibilità complessiva del sistema industriale, del sistema industria nella nostra provincia, che le stesse aziende dovrebbero in qualche maniera comprendere come la necessità di avere nel territorio una base lavorativa costante sia una delle cose che devono in qualche maniera restituire al territorio, quella di dire ok, qui lavoro, qui riesco a produrre grandi quantità e grandi successi industriali, il territorio in qualche maniera deve essere salvaguardato anche nel recuperare i lavoratori che sono in difficoltà. Il tema della sicurezza sul lavoro richiama anche quello della percezione personale del rischio. A volte non bastano le protezioni automatizzate dei macchinari, le disposizioni di legge, i corsi sulla sicurezza. Serve consapevolezza, e per questo, secondo i sindacati, serve una battaglia culturale che, a ben guardare, si può estendere anche ad altri aspetti del mondo del lavoro.
La cultura sul lavoro come sindacato, insieme anche alle associazioni, è un lavoro che stiamo facendo da tantissimo tempo. Non è mai abbastanza, anche perché c'è un altissimo turnover di lavoratori, ma anche le stesse tecniche o dinamiche nei luoghi di lavoro cambiano, pensiamo ai modi di produrre, pensiamo alla tecnologia, quindi bisogna sempre stare sul pezzo per quanto riguarda la cultura. Un aspetto a cui invece personalmente io ci tengo è l'attenzione alla sicurezza sul lavoro. Lo stress, l'alta produttività, gli impegni anche familiari, piuttosto che la ripetitività del lavoro, porta a un calo della concentrazione, a un calo dell'attenzione. Basta una distrazione e avviene l'infortunio. Purtroppo, come tutti noi sappiamo per esperienze vissute, a volte l'infortunio porta anche alla morte e quando succede non si può più tornare indietro. Quando noi incontriamo i lavoratori, incontriamo le imprese, insistiamo sull'attenzione a costo che diventi un costo per l'azienda, ma un costo per l'azienda è un costo ben speso per l'azienda stessa e è un costo ben speso anche per la società. Quindi noi per questo abbiamo deciso che il 1° maggio è una festa dei lavoratori e lo abbiamo dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, perché con la ripresa del lavoro c'è stato, anche se poi è ciclico, un incremento dell'infortunistica, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda anche la manutenzione cantieristica, cioè ci sono alcuni aspetti che appunto vanno assolutamente attenzionati. Si è visto anche una tendenza forse in attesa, ovvero sono molti i lavoratori autonomi che poi cadono nella trappola della mancata prudenza, o magari succede anche possono succedere delle disgrazie che non erano preventivate. Insomma, sono molti gli autonomi che si infortunano. Sì, il dato veneto degli ultimi 7 anni dice che il 41% degli infortuni mortali è degli autonomi. Poi naturalmente si declinano in piccoli imprenditori, spesso il classico incidente è dell'imprenditore che va a controllare un macchinario il sabato o la domenica che non funziona, per la quale comunque sono previste delle procedure, ci sono anche su alcune macchine delle ditte specializzate a fare questo tipo di controllo, per cui la buona volontà magari dell'imprenditore a cui tiene alla propria azienda, succede che poi l'infortunio c'è. Ma poi abbiamo anche tutti quegli autonomi, spesso a volte sono anche pensionati, che muoiono nell'agricoltura mentre stanno facendo legna, mentre sono nel campo con il trattore. Infatti abbiamo la prima causa di infortuni sul lavoro è per ribaltamento di macchine, quindi dal muletto in azienda al trattore. Quindi diciamo che il problema degli infortuni non è solo un problema del lavoratore dipendente, ma è anche un problema appunto del lavoratore autonomo. Per il sindacato questa può essere un po' una sfida, nel senso che forse il lavoratore dipendente è più facile da intercettare per voi. Ma allora è chiaro che storicamente le organizzazioni sindacali sono molto vicine ai lavoratori, peraltro neanche tutti, perché avviciniamo di più il lavoratore a tempo indeterminato che non il lavoro precario, tant'è che poi gli infortuni spesso accadono anche ai lavoratori neoassunti, agli apprendisti, ai lavoratori somministrati che vivono sulla propria pelle anche una serie di dinamiche diverse rispetto magari al lavoratore che c'è da tanto tempo. Peraltro, insomma, poi ci sono dei dati contraddittori, perché spesso, appunto, come dicevo prima, l'infortunio accade quando c'è un abbassamento dell'attenzione. È chiaro che come sindacato noi ragioniamo con le altre associazioni che hanno il compito invece di rappresentare e tutelare i lavoratori autonomi, le piccole imprese e quant'altro. Quello che noi facciamo è un lavoro di squadra, perché pensiamo agli enti bilaterali, pensiamo ai delegati territoriali della sicurezza, si cerca di anche in un mondo che dal punto di vista organizzativo e produttivo è cambiato, perché ormai l'azienda assembla o fa alcuni pezzi del prodotto finale, per cui lavorano con le aziende terziste, insomma lavorano in rete anche loro, è fondamentale che in termini di sicurezza ci sia un ragionamento e un dialogo continuo.
Bisogna anche dire che le cose negli anni sono migliorate tanto rispetto, se pensiamo, com'era il modo di lavorare e di produrre solo 30-40 anni fa. Io racconto sempre un po' questo concetto. Io da ragazzo, quando facevo i piccoli lavori manuali, a volte l'utilizzo dei guanti piuttosto delle cuffie erano considerate, no, cioè cosa fai, non servono i guanti, non servono. Invece sappiamo che l'attenzione alla sicurezza parte anche da queste cose, un po' come la cintura di sicurezza. Quando fu inventata, quando fu introdotta, chi metteva la cintura di sicurezza in macchina veniva quasi irriso. Oggi non conosco persona che non metta la cintura di sicurezza. Si diceva i precari a volte si infortunano anche perché hanno magari il pensiero del rinnovo, eccetera. C'è anche il problema dell'inserimento lavorativo di chi magari pur essendo preparato e pur avendo anche dell'esperienza non riesce comunque ad avere il posto tanto agognato. Beh, come sapete, da tantissimo tempo, almeno 2 anni, CISL e CGL si stanno battendo per costruire, peraltro conquistato, perché c'è un tavolo sulle politiche attive. Noi abbiamo una provincia che vive di paradossi. Da un lato una provincia che viene considerata ai primi posti come vivibilità, pensiamo al primo posto del Sole 24 Ore, dall'altra però abbiamo, come dire, la popolazione che se ne sta andando. Oppure, venendo al lavoro e quindi alla sua domanda, abbiamo i tassi di occupazione in crescita, non abbiamo mai avuto valori così positivi da 10 anni a questa parte, la disoccupazione appunto è molto bassa, però è un lavoro mal pagato, è un lavoro precario, in cui anche chi il lavoro ce l'ha vive con l'ansia del rinnovo e soprattutto vive con stipendi che sono ancora abbastanza bassi rispetto anche al costo della vita. Anche in questo senso i 6.000 disoccupati che abbiamo in provincia di Belluno numericamente non sono tanti, ma sono spesso persone che hanno 50 anni, espulsi da aziende che hanno chiuso, che sanno fare solo un determinato lavoro, mentre nel nostro territorio abbiamo aziende invece che assumono e hanno assunto tanto in questi mesi. Penso anche alle aziende metalmeccaniche, senza scomodare ogni volta l'occhialeria. Allora, l'idea quale sarebbe? Quella di incrociare la domanda con l'offerta, ma per fare questo occorre chiedere alle aziende che assumono: che profili hai bisogno? Hai bisogno di un saldatore? Che tipo di saldatore? Brasatura? Saldo brasatura? Hai bisogno di un molettista, di un magazziniere? Allora si prende la persona che magari ha lavorato per tanti anni in un'occhialeria e ha fatto magari assemblaggio e va rimotivata e va riqualificata. Devo dire che non è facile, noi abbiamo discusso molto, ragionato molto con Confindustria, con le associazioni come Confartigianato, Appia, la stessa Confcommercio, la provincia ci ha dato una mano nel fare alcuni ragionamenti, però ci vuole un cambio di marcia. Ci vuole un cambio di marcia, ci vuole un'accelerazione, bisogna credere in questo progetto, perché è chiaro che quello che noi stiamo facendo è governare le trasformazioni del territorio, quindi noi abbiamo, come dire, un impegno morale, etico, di far sì che le persone escluse, le persone che perdono il posto di lavoro, le persone in difficoltà trovino effettivamente un posto di lavoro. Questa è anche un po' l'idea che come sindacato abbiamo avuto nel creare il fondo territoriale qui in provincia, per dare, come dire, strumenti a chi ne ha bisogno. Il rilancio dei lavoratori che sono usciti dal mondo del lavoro è certamente importante, si è parlato anche però di un primo lancio nel mondo del lavoro con un dato che tutto sommato è abbastanza pesante, ovvero solo 2 laureati su 10 poi rimangono. Sì, questo è un tema a me molto caro, nel senso che quando noi parliamo di calo demografico sappiamo che sono dinamiche che non nascono oggi, cioè sono dinamiche cicliche che bisogna risalire insomma 30-40 anni fa. Ma sia questo, che poi è un dato negativo di tutto il nostro paese e anche dell'Europa, abbiniamo l'abbandono delle montagne, delle terre alte, e ultimamente anche l'abbandono della Val Belluna, della città, perché i giovani se ne vanno, per noi è una situazione drammatica, non solo dell'oggi, ma anche in prospettiva.
un giovane che se ne va in pianta stabile all'estero farà figli all'estero e quindi mancheranno ulteriori figli al nostro territorio. Allora che cosa fare? Dobbiamo fare in modo che questo trend venga frenato se non invertito. E noi abbiamo altri territori molto simili ai nostri che sono riusciti a fare delle azioni. È vero, noi abbiamo questo dato, per ogni 10 ragazzi che studiano fuori, perché non abbiamo università, soltanto 2 ritornano poi nel nostro territorio. Perché? Perché trovano lavoro, magari dove hanno studiato, perché trovano delle opportunità, perché magari trovano anche una ragione di vita, semplicemente trovano la compagna o il compagno. E certamente per i giovani bisogna far sì che il nostro territorio, le nostre città sia anche un po' più appetibile. Tra l'altro, ecco, mi si permetta anche una considerazione. Le statistiche dicono che la gente ha voglia di abbandonare la città per tornare a vivere nelle periferie. Allora, Belluno è un territorio che da questo punto di vista può essere veramente un'opportunità e qualcuno torna anche a vivere, magari non bellunesi ma cittadini, diciamo, della pianura. Allora, cosa fare per far sì che i giovani si fermino? Ma noi abbiamo in mente alcune cose. Potremmo, per esempio, rilanciare l'idea non tanto di fare l'università, perché sappiamo, capiamo che è impossibile, ma creare dei corsi di specialistica qui a Belluno per ravvivare un po' questa città e questa provincia, anche per creare questo circolo virtuoso culturale che possa permettere di offrire anche occasioni di iniziative culturali, di iniziative artistiche. Io penso che questa sia una cosa concreta, utilizzando risorse come appunto fondi ex Odi piuttosto che dei finanziamenti specifici per fare questo tipo di cosa si possano fare. Però bisogna lavorare in squadra. Bisogna lavorare in squadra, noi sono almeno 2 anni che ci diciamo che dobbiamo lavorare in squadra. Il problema è che in questo territorio nessuno lavora in squadra. Ci sono delle alleanze, si ragiona però troppo per vallate, e mi riferisco ai sindaci che fanno anche loro quello che possono, per carità, ma bisogna ragionare di più con una mente più aperta anche alla pianura per capire quello che possiamo fare insieme, cogliendo le occasioni che anche la pianura ci dà. Partendo dal fatto che però noi siamo in montagna, quindi quando dico lavorare in squadra, anche noi come organizzazioni sindacali abbiamo la nostra responsabilità, dobbiamo lavorare di più e meglio con le altre associazioni, dobbiamo lavorare di più e meglio con la provincia, dobbiamo lavorare di più e meglio con la Regione Veneto, in cui ho apprezzato ultimamente le iniziative anche dello stesso Zaia, e per esempio muovendosi per la candidatura delle Olimpiadi, ma anche dell'assessore Botaccin e dell'assessore De Berti, che obiettivamente con le poche risorse che ha a disposizione la Regione stanno tentando di avere una visione sul nostro territorio.